Signore e signori, il mio nome è Drip93 e oggi sono qui per farmi una semplice domanda. Che cazzo è? Bitrip Runner. Vediamolo subito. Allora, praticamente questo gioco l'ho già finito, quindi non è esattamente una prima impressione. Però vi faccio vedere un livello avanzato, così vedete un pochino di cosa si tratta. Praticamente è una specie di platformer misto a un gioco musicale. Bisogna premere in sequenza i tasti per superare questi livelli. Allora, i comandi sono che... adesso io sto giocando col joystick. Quindi, praticamente, con il tasto A si salta. Con il tasto quadrato, che bello, secondo me con il joystick della PS2. Con il tasto A si salta. Con il tasto X si dà un calcio avanti. Con il tasto con la freccina giù si abbassa. E con la freccina su si salta quando si è sopra sti cosi rosa, vedete? E vabbè, siamo mancati. Però con questo tasto invece si crea uno scudo che para delle specie di palline gialle che adesso però non ci sono, perché sono i livelli più avanzati. E basta, questi sono i comandi. Quindi praticamente dovete superare questi livelli in questo modo. Lo scopo del gioco è raccogliere i lingotti d'oro, quelli che avete visto lungo la strada. E ogni volta che prendete quelle specie di più, questi, cambia il ritmo base, sentite. Vedete come sono figo il mondo della musica. Ci sono tre zone diverse con diversi livelli, diversi livelli in ciascuna. E chiaramente ogni livello è diverso, però sono ogni zona gli stessi elementi, lo stesso sfondo e la stessa musica di fondo. Però la musica cambia a seconda degli elementi dello scenario. Perché ogni volta che voi passate un ostacolo, vedete, sentite, produce una nota. E quindi la musica è molto variabile in ogni livello, anche se la base è la stessa. Questo è un concetto che per me è molto interessante. Adesso cago arcobaleni, come vedete. Ci sono 4 power up massimi in ogni livello. 4 di quelle X rossi rosa. Ok. In più c'è anche un'altra cosa, adesso la faccio vedere se riesco, che si chiama Retro Challenge. Posso andare in un livello più indietro, così sono sicuro di riuscire a finirlo, forse. Andiamo qua nel livello... No, ho sbagliato, sono un nob. Era zona 1 o zona 2, non ho visto. Ah, va bene questo, dai. Allora, si fa vedere cos'è la Retro Challenge. In pratica, la Retro Challenge vi viene sottoposta se prendete tutti i lingotti d'oro nel livello. Non so se sia necessario prendere anche tutte le croci, però quelle le prendo sempre, quindi non ve lo saprei dire. Mi piace troppo perché cambia la musichetta, è molto figo. Allora, cosa posso dire su questo gioco? Praticamente niente, il gameplay è questo, fine. Parliamo di cose serie. Presto, ve lo consiglio, non ve lo consiglio, come gioco a lungo andare. Allora, presto pieno il gioco, come del resto Bitrip, che vedrete dopo questo video o prima, non so, dipende da come li metto su. Ha una longevità limitata, nel senso che dopo un pochino ad alcuni potrebbe annoiare, perché più o meno funziona sempre uguale e molti livelli vanno ripetuti, perché se non sai che cosa c'è dopo non ce la fai ad andare avanti a un livello, quindi devi morirci una volta prima, cose del genere. Quindi se sono cose che vi annoiano, questo gioco non fa per voi. Oppure potrebbe stancarvi dopo un po'. Quindi personalmente vi sconsiglio di comprarlo a prezzo pieno. Piuttosto aspettate che sia in sconto. Se è in sconto del 50-75%, come prezzo per me vale la pena giocarci, perché comunque è un bel gioco, è fatto graficamente bene, eccetera eccetera. Ora ho preso tutti i gold e quindi mi fa fare la Retro Challenge, vediamo. Praticamente è lo stesso gioco, con le stesse caratteristiche, però in versione brutta. Cioè no, in versione brutta, in versione retro. Sentite la musichetta, fa un po' merda. Ed è difficile. Bene. Questo è di per sé il gioco, non c'è altro che io possa mostrarvi. Posso solo dirvi che se lo trovate in sconto, vi consiglio vivamente di comprarlo, perché è un bel gioco. E se vi piace il genere potete anche prenderlo a prezzo pieno, per carità, non ve lo vieta mica nessuno, eh. Adesso vediamo anche il calcio, intanto che dico qualche ultima cazzata. Ecco, visto? Col calcio rompete le cose. E quindi, se vi può interessare il genere anche a prezzo pieno, prendetelo volentieri. Forse è ancora in sconto per un po' se ce la fate, però in alternativa potete aspettare che sia in sconto, tanto prima o poi arrivano in sconto questi giochi. Quindi, se vi è piaciuto,
lasciate un bel commento, condividete il video, mettetelo tra i preferiti, iscrivetevi e mi raccomando, seguite la serie. Grazie a tutti per aver visto il video, ci vediamo alla prossima.